Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di GDA e facciamo un po' di cazzeggio in GTA. Fatto rima? Beh, ok. Basta le stronzate, facciamo un po' di cazzeggio in GTA, qualche missione alternativa, non lo so, così tanto per fare qualcosa. Cos'è che vuole? Ok. Ok, andiamo lì a cercare una missione. La balla mi succida. Un po' così, un po' così, un po' così. Vi ricordo che sta per finire il mese, quindi ci sarà il consueto video acquisti. Pronto? Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Sì. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Toronto. E niente, ci sarà il mio video acquisti, il solito video acquisti, magari lo farò uscire. I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up. Lo metterò su venerdì sera, quindi sabato mattina. Primo marzo lo troverete. E poi ci sarà appunto, visto che ho deciso di fare una specie di vlog per il famoso gioco a scelta. Allora adesso andiamo a prendere, dove cazzo è il mio, ecco. Andiamo a fare questa missione alternativa che non ho capito cosa devo fare, ma io ci vado lo stesso. Tagliamo tutto qua. Tra l'altro hanno fatto un ulteriore update all'online, hanno aggiunto un'auto nuova e qualcos'altro che non so. Cioè non ci crederete, ma la storia di questo cazzo di gioco non l'ho ancora finita, ragazzi. Sono un po' in alto mare perché ho cominciato a giocare online e ciao. Però dovrei essere a buon punto, credo. Tra l'altro ho registrato una sfracca di gameplay di questo gioco man mano che giocavo e lo uso appunto per fare i miei video cazzeggio, un po' così, anche per parlare un po' con voi. Tra l'altro, come avete notato sul mio canale, non c'è stato l'unboxing della PlayStation 4 che sarebbe dovuto arrivare a febbraio per il semplice fatto che non è arrivata. Ah, eccoci qua. Aspettate, poi vi spiego. Vabbè, tanto poi lo spiegherò anche nel vlog, quindi. Cos'è la... Ok, lì c'è una mignotta. Ciao mignotta, noi ci mettiamo qua su. Penso che dobbiamo aspettare un tizio. Ok, dobbiamo aspettare un tizio che arriva dalla mignotta e farlo fuori. Quindi io mi prendo il mio bel fucilazzo da cecchino. Cecchinaccio. Mi metto qua. Vediamo un po'. No, qua c'è il mio cazzo di cofano che rompe le palle. Qui, com'è la visuale? Sono un po' troppo in vista, eh. Ci nascondiamo un po' più indietro. Qua dovrebbe essere troppo merda. Io direi che qui qua dovrebbe andare bene adesso. Ecco lì la mignottona. Sì, dovrebbe andare bene, perfetto. Questo no, porca troia. E comunque stavo dicendo che purtroppo il mio, diciamo, dove l'ho ordinata, mi è arrivata un'email che sono in ritardo con la produzione. Quindi mi arriverà a marzo, tra l'altro, insieme anche. Porca troia, t'ho seccato via. Nel frattempo l'ho seccato via. Scusate, mi ero un attimo distratto. E vabbè. Sì, sì, perfetto, perché l'unico sasso dovevo prenderlo io. Per forza! E quindi arriverà in... A parte che ho preso il bundle con Killzone Shadowfall, ma arriverà, visto che è stata slittata a marzo, mi arriverà insieme anche a... in concomitanza all'uscita di Infamous Second Son, che ho ordinato la Collector Edition, quindi ci sarà un unboxing. Non farò una serie su Killzone Shadowfall perché ormai è già fuori da un po', quindi
però molto probabilmente inizierò la serie di Infamous Second Son. Ma vaffanculo tu, che cazzo ti fermi in mezzo a bischero. L'unboxing della PlayStation 4 invece sarà un unboxing molto veloce, non starò lì a far vedere i dettagli perché tanto ormai non è più questa strana novità, cioè ormai è... sapete già tutti com'è, la farò vedere un po' così. Diciamo che lo sfrutto anche per migliorare un po' i miei unboxing. Cos'è che vuole quello, Burry? Allora, io prima di tutto vorrei andare a fare un po' di shopping di armi, munizioni e quant'altro, perché non c'ho più niente. C'era un cioè io non mi ricordo più dove cazzo stanno le cose qua. Aspettate un secondo. No, aspetta un momento. Ma chi calè che il mona che sbatte la porta urlando? Le mie possibili. Ah, tra l'altro poi c'è anche la sfiga, perché settimana prossima, cioè dal... aspettate. Da mercoledì 5 marzo fino a... diciamo al mercoledì dopo, che è il 12 marzo, c'ho la mia consueta settimana di picchetto, porca di quella puttana, che sicuramente mi romperà le palle e ritarderò di nuovo tutto il mio programma fottuto. Povero Ale, povero me. Cioè, mi verrà un ictus fra un po' con tutta la roba che c'ho da fare. Fa niente. Adesso qua ci facciamo il pieno, ragazzi. Adesso qua vi faccio assistere un po' al mio... ricarichiamo tutto qua. Tac, tac. Bello, figo. Sì, prendiamo... spendiamo un po' i denari. Li spendiamo un po' i denari. Perfetto, mi piace. Sì, bello, bel mirì, bello, sì. Questo. Ma sì, ci prendiamo anche questo, dai. Ma va bene, sì, perfetto. Così. Bello rosa, no, dai. Fa un po' cagare. E qua. Ah, un po' di C4 fa sempre comodo. Per... lì via un po' spicce. Okay, cioè, ricarichiamo un po' anche questo. Cazzo, però potevano fare un tasto dove ti diceva... per acquistare tutto il pacchetto completo invece di star qua un quarto d'ora. E quindi niente, farò questo vlog qua e dove rispiegherò tutto, perché magari molte persone non vedranno questo video, quindi... ok, qua ho fatto un super passaggio. Questo qua fa parte di una missione invece principale. Devo abbattere un aereo con il fucilazzo che c'è qua dentro. Guardate che figata questo fucilazzo qui. Cioè, lo voglio io questo fucilazzo qua. Tipo lo metto in giardino, no? Quando arriva qualche ospite non voluto. Ok, non ci sto capendo un cazzo. Aspettate un momento. No, aspetta un momento. Ma chi calè che... Dov'è il jet da merda? Ma porca... there it is. Out past downtown. The jet's moving. Gotta give a lead. Ma porca vacca. Sì, ma che cazzo? Help. Help.
Help. E Dio santo. Ma dove cazzo... Ciola, buonanotte. Ma chi cazzo lo vede? No. Ciao, è andato. Ciao. Ciao. Non riesco a prenderlo, il quadratino rosso. Non riesco a prenderlo. Scusate, sono un po' impegnato. È figura di merda. Porca truia. Sì, vabbè, ma non è possibile. Vabbè, dai, ci riproviamo. Ci riproviamo. Dai, forza. Ehi, non l'ho visto, cazzo. Mo lo vedo subito, sta lì. Sta lì, sta lì. Ma che bello. Spam. E che cazzo. Oh, pam. Eccolo lì, tracchete. Tra l'altro io questo qua nero, quello tutto nero, l'ho acquistato nella nell'online. Yeah, usiamo Trevor! Il personaggio preferito. Mi piace troppo Trevor. È troppo un figo Trevor. Quel modo rozzo che c'ha di fare le cose. Dove cazzo vai? Tolti, tolti. Wow, passiamo di qua. Yeah, un po' di motocross. Figato, ma mi incrucio, lo so, adesso mi spiantano contro qualcosa. Siete pronti a vedere Trevor che screpa? Che adesso io qua mi sa che mi incrucio. Ecco, 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 sapevo. Bam! Ci avrei scommesso. Sicuramente fallisco la missione perché mi sono allontanato troppo. No dai, che forse ce la faccio a recuperare. Guardate qua, un bel salto. Jump! Ma dove cazzo vai? Dai, su, a terra da qualche parte, maledetto. Cioè, più che a terra, spiantati giù. Cioè, non vedi che inquini? Oh cazzo, oh cazzo. Ecco, ecco, sta arrivando, sta arrivando. Dove vai? Portacci tua. Prima o poi atterrerai, beh no. C'era la pista qua di atterraggio, non potevi atterrare qua. Stupido pilota. No, beh, è troppo facile. Oh cazzo il treno. Oh porca puttangela. Oh il trattore. Certo che ce ne mette di tempo a cadere giù sto cazzo di coso. Cioè quando giocate voi sull'aereo che vi sparano addosso non ci mette un quarto d'ora a planare giù. Ti schianti tipo in 10 secondi. Invece questo sta facendo il giro turistico con un motore che va a fuoco. Secondo me quello usa un cheat. Sì. Cheater maledetto. Oh cazzo! Aspetta, stavo per fare un frontalino. Frontalino! Zavaca, zavaca. Ecco, era ora cazzo. Era ora. Ma che casino, dai, non si capisce niente. Uccidi.
Bam! Toh, morto! Cioè, vaffanculo! Lo impari, te, tuo pezzo di merda! Secondo me il pilota è morto. Non so perché, ma mi sa che è morto. Che schifo. Si sta snarigiando lì in mezzo. Che è successo? Siamo tornati praticamente da nostro Michael. Ok, lascia la zona, va bene. Affido quel coso lì, spacca tutto. Va bene, va bene. Lasciato la zona, via, via, via. Yeah. Distrugge il furgone, ok, aspetta un attimo che ci troviamo un bel punto per distruggere il furgone. E no, comunque un po' è divertente ogni tanto mettere questi gameplay cazzeggio, non so se sono, penso che è meglio che fare una serie completa, anche perché comunque il GTA è abbastanza lungo, quindi. Ma perché cazzo? Ah, ma merda, perché ero rientrato nella zona. E poi comunque, almeno sai, non è che posso, sapete, non è che posso star lì a fare missione per missione, che perché è un po' noiosetto forse, no? Però magari qualche missione così diverte un po' Angela. Dai, vai su. E spacca. Un attimino, momento che devo trovare una zona tranquilla per distruggere le prove del crimine. Ok, direi che è qua. Vai via. Dico, praticamente ho mischiato una missione alternativa con una principale della storia, ma... Facciamo il focherello. Ok. Poi sicuramente non vedrò neanche dove cavolo è il coso qua. Tac. Dalle lì. Col silenziatore tipo alla Hitman. Boom. Guardate, guardate. Miccia, miccia. Brucia tutto. Adesso assistiamo alla distruzione del furgone e poi vi saluto. Pazientate, 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 pazientate. Ma che si è spenta? Ali, che cazzo, orca troia. Via, 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 via. Vai. Bella a tutti ragazzi, ci vediamo ai prossimi video. Ciao ciao da Genetic DNA.